Amici di FonFixer, buonasera. Eccoci finalmente al tanto atteso momento. Recensione di un prodotto che ci è piaciuto veramente, veramente tanto. Stiamo parlando del Wiko Pulp Fab 4G, ultimo phablet della casa francese, che vi andremo a descrivere in questa recensione. Togliamo la scatola, se volete vedere cosa c'è dentro, vi rimando alla nostra recensione unboxing sul nostro canale YouTube, quindi possiamo togliere la scatola e dedicarci finalmente a questo meraviglioso telefono. Iniziamo con una velocissima descrizione. Device con un display in HD da 5 pollici,5 di diagonale, doppia fotocamera 13,5, processore Snapdragon 410 quadricorda 1 GHz e 2, 16 GB di storage interno espandibili con una disponibilità per l'utente intorno ai 11-12 GB al momento diciamo, del primo avvio. Espansione di memoria massimo 64, se non erro, gigabyte. Dual SIM, la prima in 4G, la seconda no. Single LED flash, frame metallico che piace veramente, veramente molto. E ora passiamo alla descrizione un pochettino più approfondita. Troviamo su questo device Android nella sua versione 5.1.1. Vi possiamo mostrare, eccoci qui. Iniziamo con una descrizione di questa versione di Android. Android nella sua forma stock, con una personalizzazione da parte della casa francese. Potete vedere già chi è amante di questo mondo che grosso modo le funzioni sono le stesse dell'Android stock. Qui abbiamo però una doppia voce che è degna di nota. Abbiamo la Smart Gesture, con le varie funzioni che abbiamo già provato e funzionano tutte, dal capovolgi per attivare, per mettere viva voce, la risposta diretta quando il sensore arriva all'orecchio, alla fotocamera intelligente che può scattare foto solamente sfiorando il sensore di luminosità con la mano, e comunque c'è un tutorial che ve lo spiega molto bene. Poi abbiamo la sveglia intelligente, c'è a schermo spento alcune gesture tipo la C o tipo la M per i messaggi o per le C per le chiamate, e abbiamo il doppio tocco che risveglierà il nostro device solo ovviamente sveglia, non riesce ad addormentarlo. Quindi per spegnere il device c'è comunque il comodo tasto sul lato destro per spegnere e accenderlo. Oltre a questa personalizzazione, Wiko personalizza con un icon pack molto uniforme, icone tutte uguali, rotonde, coloratissime perché le icone sono molto colorate, quindi sono belle anche da vedersi. Vediamo. Ci dà un Android privo di app drawer, quindi avrete tutte le applicazioni sopra la vostra, sopra le vostre schermate. Ci dà un'app torcia, è compresa di radio FM, il resto grosso modo è stock. L'interfaccia della fotocamera, che poi parleremo separatamente, è personalizzata. Non abbiamo più le vecchie interfacce MediaTek, essendo motorizzati finalmente Snapdragon. Quindi il device risulta fluido in ogni situazione, anche con i giochi più pesanti. Passiamo a una breve parte telefonica. Un attimo, chiamiamo il numero della Vodafone, viva voce. Benvenuto nel 42010 di Vodafone. Qui puoi utilizzare i servizi.
Vedete? Dedicata. Girando. Per scoprirla, chiama subito il Vedete? Come funziona la gesture? 3 6. Vedete come funziona la gesture? Perfetta. L'altoparlante è molto alto. Non ci sono tanti bassi, ma gli acuti, la voce ha un volume molto alto, quindi non avrete difficoltà a sentirlo in macchina. Messaggistica. Vedete come ha personalizzato i colori delle applicazioni Wiko, quindi ha ritoccato abbastanza. Qui abbiamo la galleria. Il lettore musicale è rimasto lo stesso, grosso modo, delle versioni precedenti di Android, ma poco ci importa. Passiamo a farvi sentire una canzone brevemente. Aspettate un attimo che mi incastro, eccoci qua, brani. L'audio, vi dicevo, è molto forte. Appoggiandolo il rumore si attutisce, ma non eccessivamente. Grazie a questo piccolo scalino che Wiko ci mette. Sentite anche gli acuti. Insomma, l'audio ha passato la nostra prova. Ci è piaciuto molto. Passiamo adesso al comparto multimediale. Vi mostriamo un video test precaricato. I colori sono molto reali, anche l'angolo di visualizzazione è buono. Ora vi facciamo vedere delle immagini coloratissime per farvi capire un po' dove siamo. Ecco, qui è la galleria. Poi, scorrendo più giù, compare un altro menu sopra dove vi fa scegliere cosa poter guardare. Eccoci qui, vi mostriamo alcune immagini test. Vedete il blu, verde, rosso, colori molto fedeli, essendo un IPS HD, non un LED, non un Full HD, ma per questo processore uno schermo più risoluto poteva influire seriamente sulla batteria, come sta succedendo su molti device degli ultimi periodi. Ecco i colori come sono vivaci. Mostriamo qualcosa sul nero. Il nero, i neri sono molto buoni, non eccessivi, ma in linea con i display in HD LCD. Ora vi facciamo vedere degli scatti fatti da noi con la nostra fotocamera da 13 megapixel. Eccoci qui, questa è una macro, potete vedere l'effetto bokeh alle spalle. Mettiamo a fuoco bene, ecco qui, i dettagli ci sono tutti. Questa con la fotocamera 5 megapixel frontale. Buona fotografia fatta in modalità manuale, qui è automatica, si può vedere la differenza come più reale usando una modalità manuale. Altre foto, un video fatto da noi, vi mostriamo la registrazione del video, la riproduzione. Prova video Wiko Bud Fab 4G. Registrazione in 1080 per 30 frame per secondo. Giornata nuvolosissima, piove.
messa a fuoco, buona, pan Ecco. veloce, buona, si possono prendere foto, zoom, fino al 6.1 per. Eccoci qua. La registrazione dei video, seppur non supportata da un potente, diciamo, stabilizzatore ottico, ci dà degli ottimi risultati. Qui abbiamo altre foto fatte all'interno. Vedete, presi dai monitor di altri device. I dettagli ci sono tutti. Questa è una macro. Ricordiamo, non c'era una goccia di sole, pioveva. Questa è una macro con flash, risultati positivi. Questo è un HDR. Guardate che bei dettagli, ragazzi. Guardate, questa è la stessa foto senza HDR. Vedete? Sono dei murales. Immaginate queste foto con più illuminazione. È una fotocamera da noi promossa. A pieni pieni pienissimi voti. Cosa dirvi di questo telefono? La parte multimediale è ottima. Ora vi facciamo vedere il Corriere della Sera, Corriere, per darvi la pagina web. Eccoci il Corriere della Sera, pagina pesantissima. Siamo in wifi, ci mette un pochettino di più, mettere a fuoco, ma questa pagina è veramente aggressiva. Proviamo a caricare un contenuto multimediale. Supporta l'HTML5, siamo al passo con i device moderni. Wiko non ha niente da invidiare a case più blasonate. Vediamo se parte qualche video. Sì. Disavventura per i passeggeri di un aereo della Corea del Sud. Domenica un volo della C. Eccoci qua. Browser stock non c'è, ma c'è Chrome preinstallato, quindi con Chrome non avrete alcun problema di navigazione web. Ora brevemente vi facciamo vedere un giochino, non tutti perché ne sono tanti. Proviamo GT Racing 2. L'abbiamo installato per necessità di tempo. Alziamo un po' il volume. Proviamo questo gioco. Ok, seleziono. Sentite, l'audio non è neanche al massimo. I lag sono micro lag, piccolissimi, quasi impercettibili. Acceleriamo un pochino il device. Ricordiamo che ci sono 2 GB di RAM DDR3 a supporto di questo processore che ci è sembrato promosso in tutti i punti di vista. Non ci soffermiamo a parlare ulteriormente sul sistema operativo perché lo conosciamo tutti, dall'accensione e spegnimento programmato, alle solite lingue, soliti sistemi di sicurezza, insomma, per il resto è stock. Abbiamo la gestione per la dual SIM, impostazioni classiche di gestione, tasti allo schermo personalizzabili, si può invertire il quadrato col triangolo, il triangolo con il quadrato. Che cosa dirvi? Io direi che ci possiamo fermare qui per questa recensione. Si trova in offerta
Nei negozi tra i 180 e i 160 euro. Online potrete risparmiare qualche 15-20 euro. Il processore è buono, sia per il gaming che per la navigazione web. Il comparto fotografico, video e audio è promosso a tutti a pieni voti. Non supporta il 2K, non supporta il 4K, lo sapevate, cioè ve lo immaginavate, ma è giusto che lo sapete. Il suo pannello è molto luminoso, è leggero, si arriva sui scarsi 150 grammi, 140-150 grammi comprensivo di batteria. Per noi è un best buy di fine 2015, inizio 2016. Il telefono è reattivo, a noi è piaciuto, ve lo consigliamo senza alcuna riserva. Auguriamo a Wiko di proseguire su questa strada fantastica. Vi salutiamo da Pescara, a tutti a voi amici di Phone Fixer. Ciao e alla prossima.